tutti amicissimi di Moore, oggi vi mostrerò il mio nuovo computer e in abbinato la mia nuova scheda video che è arrivata appena poco fa, la Asus, la GTX 660T della Asus, la DirectQ2, oggi quindi con Borderlands 2 già incluso nel prezzo, comprata su Amazon a 301,47 euro, che non è poco, ma visti i prezzi delle 660 non è neanche tantissimo. Andiamo più nel dettaglio. Il mio nuovo computer è ora composto da processore Intel Core i5-3570K fino a 3,8 GHz, 8 GB di RAM Corsair Venegas, basso profilo, sistema operativo 64 bit, logicamente scheda madre della Gigabyte, la D3H qualcosa, adesso non mi ricordo, poi un bel hard disk da 500 giga, lettore masterizzatore dell'LG, che c'era dentro anche un CD strafico in non so che minerale per le lunghe durate, che vabbè, tutto fa brodo. E che altro? Vabbè, logicamente il case, questo qui, dell'Elite Cooler Master. È l'alimentatore della Corsair, sempre il TX650 Bronze Edition o Bronze Plus, non mi ricordo come si dice. Adesso, prima di tutto, vi faccio vedere la nuova scheda video in questa fighissima confezione stilosa, così composta. C'è una scatolettina, vabbè, un secondo, ok, questa versione mignon dove ci sta cavo per l'alimentazione. Ce la faremo, metti a fuoco, eccolo. Poi abbiamo un adattatore di VGA, il biglietto col codice per riscattare Borderlands 2 e il manuale col CD dei driver, e direi che al momento ti metto tutto dentro. Scusate per il tremolio, ma non è comodo tenerla sulle mani, fa tutto insieme. Questa la scansiamo un attimo. E dove la metto? Qua sopra. Riprendiamo di nuovo la super scatolona. Togliamo tutta la gomma piuma. E in un bel sfondo black, eccola qua. Capperi. È grossissima. Adesso vi faccio vedere. Ecco. Considerate che questa è stata la mia ultima scheda video potente che ci ho avuto, la ATHD 3650. Notare le differenze, è una bestia. Adesso mi sento veramente pro. Adesso dovrei trovare un modo per dove appoggiare la videocamera. Ok, punto qua.
Oh my god. Minchia, minchia. Urca. Si vede? È più grande di me e pesa un chilo quasi. È larga tanto di più. L'appoggiamo un attimo qui. E adesso la monto. Eccoci di nuovo per la seconda parte. Scheda video montata. Se vede male è sotto sopra, vabbè. Comunque, adesso andremo a fare qualche prova. Ecco internet, pannello di controllo. Sistema. Adesso proviamo a rifare l'indice di prestazione. Ecco, come vedete, scheda video, considerate che era quella interna e la dava 6,6, che non era male, cioè non è male, devo dire. Adesso rifacciamo un nuovo test. Scheda video, devo dire, abbastanza silenziosa, tranne quando parte a manetta. Prima, quando ho fatto l'installazione dei driver, devo dire che ha fatto un bel casino rispetto comunque a come lo usavo prima. Ci abbiamo qui anche il programmino, quello dell'Asus, e adesso non so bene come farvi vedere, non si può fare. Mi sembra anche giusto. Come sentite, da delle sgassate. Eccoci qua, ottimizzazione decodifica Windows Media. Ah, ho notato che nell'utility che davano GPU Tweak con la scheda video c'è anche l'opzione per registrare direttamente i videogiochi, sessioni di giocato in 720p con Dolby Digital, in formato AVI a 60 frame e 720p, già l'avevo detto, che è impostabile, adesso devo capire bene come. E praticamente registra direttamente lui senza bisogno di programmi come come Fraps o DxStory, lì, come si dice adesso, non lo so, anche perché all'epoca lo volevo scaricare ma non mi funzionava dato che non c'avevo la scheda video esterna. Ecco, scheda video, opla, 7,9, è aumentato tutto, minchia, insomma, bel lavoro. Adesso proviamo con Blender. Vediamo, allora, open. Non ricordo l'ultima cosa che avevo fatto, qual era? Era questa qui. Quindi direi di rifare tutto da capo. Ok. So quanto si possa vedere. Allora, vedete? Quindi adesso facciamo aggiungi. Questo è un piccolo esempio. Anzi, no, faremo di meglio. Ah, vabbè, piano serve comunque. Adesso aggiungiamo un bel cubo che non fa mai male. Oh.
un bel cubo lo facciamo rosso. Vediamo superficie. Ecco, un bel rosso acceso. Piano sotto lo facciamo di un bel lo farei bianco quasi quasi. Sì, lo famo bianco. Ok. E adesso creiamo una bella griglia. Ovvero facciamo una piccola simulazione di tessuto con un bordello di poligoni. Così per darci una regolata. Allora, cubo, grid. Ecco come. Vedete quelli sono i quadrati che rappresentano un po' quelli che saranno poi i poligoni. Così si vede bene. Ok. Adesso facciamo suddividi. Allargiamo un pochino. Ecco, considerate quanto sono aumentati. In teoria, insomma, anche prima lo faceva, però non proprio in maniera velocissima. Adesso metterò e che cavolo, togli. Ma che cavolo. Allora, qui cloth. Quindi simuleremo i vestiti. Qui non ho capito perché non mi fa fare più niente. Ok, ah, eccoci. Lampada. Qui abbassiamo la luce. E facciamo un bel po' di energia in più. Poi, allora, blender lo mettiamo con quest'altro motore, sempre di blender che dà una resa un po' migliore. E poi facciamo una. Perché questo? Bastardo. Ok, adesso se l'ha salvato bene, se no. No, pazienza. Vabbè, proveremo con questo. Come vedete, è una simulazione in teoria di acqua che avevo fatto tempo fa. Questo emana esattamente la bellezza di. Adesso ve lo dico di 16.000 particelle. Adesso proviamo con una cifra assurda, tipo che ne so, 80.000. E poi devo anche vedere come impostargli adesso. Ecco. Boom, è esploso tutto. Riproviamo. Così è con 80.000 particelle e va a ben 9, 8 frame, 7, 6, 5, tra un po' si impalla. Ecco, considerate che con la scheda video base già si era impallato prima ancora di cominciare, proprio il sistema non risponde più. Comunque è notevole. Direi che con questo grosso modo è tutto, adesso vi faccio vedere, ecco, il CPU Tweak. Che è questo software di Asus, questa utility, che si aprirà tra 3, 2, 1, ok, avviata. Ecco, qui possiamo appunto overclockare in sicurezza i vari aspetti, quindi GPU, memoria e la velocità, regolare manualmente la velocità delle ventole. Poi con Live to Update possiamo aggiornare appunto questa utility. Poi abbiamo settaggi appunto con tutte le caratteristiche sia di tuning. Qui come vi dicevo ecco il recording per registrare. Premo la mano. Ok. E poi con le informazioni apre GPUs e ci dà tutte le indicazioni. Poi c'è anche un'altra cosa che adesso non so dov'è, che ci dà anche tutte le peculiarità, praticamente ci fa vedere
in tempo reale l'andamento della scheda video, che però adesso non so come fa, come tirarlo fuori. Boh, vabbè. E con questo diciamo che è più o meno tutto. Che vuole questo? Durante l'installazione, vabbè, sì, ok. E quindi è tutto. Man mano poi registrerò qualche gameplay nuovo registrato con la scheda video, quindi cercherò di far vedere anche un po' il salto grafico che c'è stato. Ciao a tutti, iscrivetevi, commentate, condividete con tutto il mondo e se avete qualche curiosità o cose da chiedere, insomma, chiedete pure come, insomma, commentate e chiedete. Ciao a tutti.